L'ho trattenuto a lungo stasera, Steven. Le porti a sua moglie questa sera? Io non ho moglie. Cosa? Ho detto che non ho moglie. Come? Non sono sposato, non mi sono mai voluto sposare. Ma non capisco. Allora i suoi figli, i suoi bambini... Non esistono, li ho inventati solo per interessare lei. Per interessare me? Per sembrare come lei voleva che io fossi. Come io volevo... Ma per quale ragione, mi chiedo? Non volevo che lei pensasse che io non avessi proprio niente. Che ero solo, completamente. Ma non è vero che lei non ha niente. No. Lei ha la sua ditta. No? No? Non ho mai pensato che lei si sentisse solo. Invece è così. Sempre solo quando lei non c'è. Ledbetter. Forse non dovrei dirgliele queste cose. No, per quale ragione? Quando lei non mi telefona, quando non ha bisogno della macchina, io penso sempre a lei, mi chiedo cosa fa, con chi è. Ho anche provato a dirglielo per telefono l'altro giorno. Se io non parlo con lei, io non posso, non riesco a parlare di niente, con nessuno. Da principio io la stavo a sentire come una cliente, poi lei è tornata alla sua vita, ma io non ho una vita a cui tornare, perché è tutta qui, è lei. No, Ledbetter, io... Insomma, noi siamo un uomo e una donna, sì o no? Sì, certo. Voglio dire, io non sono solo un autista e lei non è solo Lady Franklin, non sono solo un uomo da ficcare. No, no, certo che no. Insomma, io sono un uomo e lei è una donna. Sì, ma... E io ti amo. Io ti amo. Io ti amo, Helen. Io ti amo. Io ti amo. Ti amo. La smetti. Ti amo. Ti amo, ti amo, la prego. Ti amo, ti amo. Che cosa vuol dire amare? Non credo che lo saprò mai. Mi dispiace, Ledbetter. Mi dispiace tanto. Tanto.